Un saluto a tutti i video ascoltatori d'Italia medievale, oggi presentiamo un bel romanzo storico appena pubblicato da Newton Compton che si intitola Maledizione Notre Dame. Di Barbara Frale, che abbiamo il grande piacere di avere nostra gradita ospite e alla quale io lascio subito la parola perché ci parli di questo romanzo, che mi sa che è un thriller. Sì, intanto grazie per avermi eh, ospitata nella mh, vostra rubrica. È sicuramente un thriller, in quanto eh, diciamo per deformazione professionale, come storico del Medioevo, che è un'epoca piena di oscurità e di intrighi io forse non potevo fare se non dei thriller in quanto il crimine, la congiura, eh, anche le infamie sono eh, rigurgitano i documenti medievali di queste cose e quindi è necessariamente eh, il mio terreno di indagine. Noi siamo in un'epoca particolarmente gotica. Siamo al tempo del processo dei templari e lo stiamo vedendo in questa saga. Il libro Maledizione Notre Dame è il quarto capitolo di questa saga che a me piacerebbe portare avanti, poi vediamo, insomma, dipende sempre se la gente ha desiderio di conoscere e di starmi a sentire, eh, questo bisogna chiaramente vederlo. Siamo all'inizio della, della macchinazione contro i templari, quando i templari cominciano a dare veramente fastidio al re di Francia e cominciano a girare così, come dire, gli ingranaggi della macchinazione che poi sarà portata avanti da Guillaume de Nogaret. Un uomo spregiudicato ma geniale, un avvocato eh, veramente intelligente e astuto, che sarà il grande regista del processo contro i templari. Siamo in questo momento ancora durante il regno di Papa Bonifacio VIII, forse nel momento più difficile e drammatico, quando arriva lo scontro con il re di Francia, alla vigilia. Del grande attentato di Anagni. Quindi è un momento di tensioni, è un momento di difficoltà l'anno 1302, in particolare la parte calda dell'anno tra la primavera e poi l'autunno, quindi la piena estate, è un'estate rovente di ferro e di fuoco, in cui sembra che tutti i personaggi principali del libro in qualche modo eh, scendano all'inferno. In questo senso, sono costretti ad attraversare un momento terribile della loro esistenza, che è un po' come passare la porta dell'inferno. Questo sarebbe stato il titolo eh, che io avrei scelto. Poi l'editore in qualche modo conosce i gusti del pubblico, un po' fa come vuole, tutti gli editori, il mio non è che sia, eh, diciamo, diverso dagli altri, a grandi linee metti anche quello che piace a lui, pure questo entra nel gioco e quindi ha scelto Maledizione Notre Dame perché c'è questa porta sulla facciata di Notre Dame, la porta sinistra, che secondo un'antica tradizione venne forgiata da questo fabbro geniale e maledetto Biscorné. Con l'aiuto del diavolo, perché in una sola notte riuscì a fare tutti quei fregi di ferro battuto, che sono ancora oggi visibili, sono meravigliosi. Ferro battuto, bronzo, non ricordo, comunque sono di metallo. È un lavoro da fabbro. Un lavoro di mesi. Riuscì a farlo in una sola notte, ovviamente, non con eh, poteri soltanto umani. E ci sono delle leggende legate a questa porta, eh, chiaramente noi le prendiamo per buone perché in un romanzo la leggenda è di casa e la porta dell'inferno è quella che deve eh, passare il re di Francia Filippo il Bello che parte verso le Fiandre per domare la rivolta ma eh, ci sono segnali sin dall'inizio eh, di cattivi presagi e andrà incontro al più terribile una strage di cavalieri francesi battuti da un manipolo di tessitori artigiani delle Fiandre che non avevano neanche le spade. Quindi eh, c'è da chiedersi come è stato possibile mettere in campo una strategia geniale per sgominare la cavalleria francese. C'è un mucchio di speroni d'oro nella cattedrale eh, di Courtres che vengono strappati. Questi cavalieri francesi vengono sgozzati, cosa che è anomala perché nel meglio è un nobile eh, conquistato catturato in battaglia, eh, fruttava un altissimo, eh, come si dice, riscatto. Quindi tutti quanti salvavano la vita i nobili, eventualmente uccidevano i poveri diavoli. Insomma, ma i nobili venivano pagati molto bene. Invece, i cavalieri francesi a corte sono tutti sgozzati, poi uccisi come maiali, c'è anche un gesto di spregio e c'è. Certo, da capire chi è che abbia orchestrato tutta questa strategia. È un oltraggio, è eh, come dire uno scorno per la Francia che non verrà mai più dimenticato perché era il suo, l'esercito più potente, meglio preparato e temibile di tutto il mondo cristiano. I saraceni temevano i francesi. Com'è possibile che quattro artigiani tessitori di, di, di eh, tele di Fiandra abbiano potuto fare questo? Scendere a capire questo per Filippo il Bello sarà come varcare la porta dell'inferno, una maledizione. La stessa cosa accade a Dante: Dante, che si trova presso la Curia romana da tempo ormai, cerca di parlare con il Papa per capire quale sarà la sorte della sua Firenze contesa nelle faide tra guelfi e ghibellini. Bonifacio VIII non ha mai il tempo di riceverlo. Questa udienza viene rimandata, viene rinviata. Tutti gli altri membri della legazione di Firenze vengono rimandati in patria, vengono richiamati a Firenze, ma Dante no. È vero che era un membro di spicco del partito dei bianchi, ma è stato molto ingenuo o forse capiva che c'era qualcosa che non andava, ma lui voleva perorare la causa della sua Firenze, lui voleva rimanere lì per salvare la situazione di Firenze e quindi tiene duro fin quando... Eh, e qui lasciamo la storia, entriamo nella, nella trama. Fin quando una notte fa un sogno che lo spaventa, si ritrova eh, in uno scenario che è quello che poi descriverà nella Divina Commedia. Di colpo in una selva oscura, senza una via d'uscita, con delle belve che lo minacciano, le belve lo inseguono fin quando non si fermano perché hanno visto qualcosa ancora più spaventoso di loro: una porta nera immensa che introduce alla città. Oscura la città dei morti. Dante si sveglia eh, agitatissimo, si rende conto che è un sogno atroce nel Medioevo, il sogno è sempre un veicolo attraverso il quale Dio o il diavolo parlano all'uomo. Dante che cosa fa? Si rivolge ad Arnaldo da Villanova che è il medico di Papa Bonifacio VIII, anche alchimista e conoscitore delle arti oscure, quindi anche un divinatore. E Arnaldo non ha dubbi, gli dice. Di ritornare subito a Firenze e di mettere in salvo la moglie e i figli perché Dante perderà la patria. Quindi, anche questo ritrovarsi esiliato addirittura con l'accusa di stregoneria mentre lui sta lì a Roma a fare la sua eh, missione di eh, perorare la causa di Firenze per Dante è atroce, è veramente come passare attraverso la porta dell'inferno. Il terzo personaggio che a me piace molto e Uh, in qualche modo ha un, veramente una parte della mia anima, anche se ancora è molto giovane. È Maddalena Caetani, personaggio che nella saga crescerà, è una ragazzina intelligentissima, noi dobbiamo immaginare una sorta di piccola uh, Rita Levi Montalcini del Medioevo. C'erano queste donne, noi conosciamo figure di donne. E scienziate come Santa Hildegarda di Bingen, una monaca, eh, i, i saggi del tempo andavano nel suo monastero per parlare con lei, quindi non è eh, un personaggio astruso, anzi ricalca personaggi storici reali. Maddalena Caetani, che essendo la nipote del Papa, intelligentissima, studia, è sempre in bilico tra la volontà della famiglia di farla sposare, cioè usarla come un mezzo per creare degli utili legami dinastici, cosa che avveniva con tutte le donne, le ragazze, poi più erano belle, più erano eh, importanti questi legami dinastici eh, con cui loro erano dei lacci. Maddalena però è talmente tanto intelligente che la famiglia è anche tentata di dire no, mettiamola in convento dove studierà e diventerà un'altra Hildegarda di Bingen. Eh, perché comunque non è possibile che le donne studiassero come gli uomini nel Medioevo. In convento sì, le monache potevano studiare, potevano avere, era forse l'unico modo per avere una loro strada. C'erano poi le medichesse a Salerno, ma anche in Francia il re Luigi IX il Santo aveva un medico donna, tuttavia era un sapere limitato solo alla cura del corpo, alla medicina. Maddalena, che è in bilico, si sposa o diventa monaca e studia, viene rapita, scompare nel nulla, rapita da sicari sconosciuti per non si sa quale motivo, ci sono molte congetture in questo scontro fra Bonifacio VIII e Filippo il Bello e noi vediamo sia il fratello di Maddalena disperato che cerca di rimettere insieme i pezzi e di capire chi poteva avere interesse a rapire questa ragazza, si vuole ricattare il Papa. Eh, per quali sono i motivi di questo rapimento? Ma soprattutto la, la parte che io ho amato di più scrivere è Maddalena, che non, non capisce nulla, si vede portata via da casa e soffre ed è in ansia ed è terrorizzata, ma è anche molto coraggiosa. Ci racconta questo suo viaggio al chiuso nella claustrofobica prigione dove viene trasportata senza avere contatti con nessuno se non un libro che si trova in questa vettura dove lei è trasportata, un libro anonimo. Quindi di nuovo l'unica voce che lei, l'unica voce umana che lei può eh, ascoltare è una voce scritta di uno scrittore senza nome. Questo forse è ciò che mi piace di più, il mistero di questo viaggio. Credo di avere detto anche troppo, forse ma insomma, queste sono le coordinate fondamentali del thriller. Sì, è un thriller senza dubbio, anche piuttosto nero, mh, sotto certi aspetti. Barbara, eh, può anche essere una bella lettura, divertente per certi versi, no? Perché... Eh. Credo di sì, assolutamente sì, no, 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 voglio dire, uh, fi finisce bene. Ecco, questo me lo posso permettere di dire, io i libri con un finale drammatico che lasciano il lettore con l'amaro in bocca li odio, eh, sì. devo essere sincera, quindi ci possono stare disgrazie, eh, a volte l'eroe muore perché nella, nella vita, eh, chiaramente quando toccherà a Jacques de Molay che muore sul rogo, io non posso cambiare la storia, la, sarà una situazione finale, la più, drammatica, la più drammatica, la più reale possibile, ma il suo ideale vive, vive ancora oggi dopo 700 anni. Tanto è vero che tutti vogliono sapere la storia dei templari: quindi c'è una morte fisica, ma c'è una immortalità nel tempo, nell'ideale. Allora ricordiamo il titolo, eh, che è il Maledizione Notre Dame l'editore però... non aveva tutti i torti eh, nel scegliere questo titolo Ma, eh, diciamo che il titolo eh, viene un po' a naso, a pelle l'editore eh, guarda il libro, non è detto che lo lega non potrebbe leggerli tutti però la storia gli ispira qualcosa a volte sono dei titoli un po' rocamboleschi a volte invece sono così secchi, tipo ecco eh, Maledizione Notre Dame, gli è piaciuto a me non dispiaceva poteva essere un titolo valido che colpisce il lettore, più che altro è un titolo chiaro che comunica immediatamente al lettore l'atmosfera del libro. Sembra leggiare una maledizione su tutti i personaggi fondamentali e quindi tanto vale insomma dare ragione all'editore, dice diciamolo e, e mettiamo, portiamo subito il lettore dentro l'atmosfera del racconto. E quindi ricordiamo anche l'editore che è Newton Compton, il romanzo è stato appena pubblicato, sono anche 288 pagine per soli 12 euro, quindi una spesa assolutamente... No, 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 scusami, 9,90. 9,90? Ah, allora ho preso i dati sbagliati dal sito dell'editore, perfetto, li correggerò nel blog così almeno non, facciamo, non, non forniamo informazioni fallaci. Non Oriana, eh, chiaramente. <ride> Senti, Barbara, ti ringrazio davvero tanto. Grazie a te. E, e continuate a seguirci sul nostro canale YouTube, dove trovate tutte le nostre video presentazioni, compresa questa ovviamente. Quindi grazie ancora e a presto. Ciao ciao, buona serata.